Ma bella raga, capelli spettinati, unico stile di vita. Oggi andiamo a comprare due robe e facciamo una sorpresa al Billy. Ue. È mio questo. Alla fine della fiera ho preso un botto di chiodi, questi due angolari e un po' di legno a caso. Vi dico già che non ho un vero e proprio progetto, non so nemmeno come lo farò, cosa farò, farò questo park, non so, l'ho detto prima, sto per fare un park. Lo farò man mano e vedremo cosa esce. Robietto's Garage. Questo è un progetto abbandonato di un ciao da far diventare elettrico, ma è un'altra storia. Tiriamo insieme qualcosa, dai. Va bene, penso di fare una base di queste dimensioni. Ne ho messo due accanto. Adesso trovo un modo di fissarli insieme. E boh, vediamo. Ovviamente, preso dalla fretta, i chiodi che ho preso non sono abbastanza lunghi per inchiodare questo spessore di assi. Quindi vabbè, inizialmente ci metto la colla e poi prenderò dei chiodi più lunghi. Ok, ho tagliato via un pezzo qua, tipo una spanna, col seghetto a mano perché il seghetto alternativo l'ho dimenticato in garage di Luca, quindi tutto a mano. E ho intenzione di fare qui qualche scalino, sia da questo lato che da questo, e qua ci metteremo un rail, qualcosa. L'idea è questa. Ok, colla con la manetta come se non piovesse. Patex mille chiodi, l'odio questa colla perché presa immediata, stronzata, una presa immediata un cazzo, ci vuole un'ora a farla asciugare, quindi... Ok, primo è andato. Qui cerco sempre di farlo a filo, così è più bello, più estetico, più cazzi e mazzi. Secondo gradino, questo è più stretto, qui escono 3,8 cm, quindi lo taglio in modo che anche qui il gradino esca di 3,8 cm. Sempre a mano, mannaggia. Allora, questo qua è il set di scale, sì, sono sfalsate, non è voluto, i pezzi che ho preso li ho presi a caso, però mi piace l'effetto. Adesso ci mettiamo sopra dei pesi, così la colla fa effetto, ci ho messo qualche chiudino in giro, però escono di mezzo millimetro, quindi non è che fanno troppa presa. E poi basta. Dopo mangiato vediamo cosa succede. Da notare, Robby Skate, scritto alle medie. Allora, qui facciamo un altro peddino, mano al peddino, e poi con questo quasi quasi lo taglio a livello. Meglio, lo taglio. Vabbè, qui mi è caduta l'acqua, fa niente. Lo taglio a livello e facciamo un giampettino, qualcosa. Direi nice, procede bene la situa. Oh yes, ho fatto un taglio in obliquo. Più o meno seguendo la sua linea. Un po' cannato, però vabbè. Adesso mi sa che devo limarlo. Dov'è una lima qua? Giù di lima per il ferro, fra l'altro ci metterò una vita e mezza. Eccoci tornati nel garage. Qui ho limato un po' questo benchettino, diciamo. L'ho incollato con un po' di colla. Non farà chissà quale tenuta. Dopo ci metto qualche chiodo un po' più serio, magari qua. E niente, adesso limo con la lima da sempre da ferro. Quella c'è, quella usiamo. E secondo me uscirà una cosa carina. Ok, non ho più tanta voglia di levigare questo, quindi continuo dopo. Oh, questo è vernice bianca per verniciare il park. Anche se un park bianco non mi piace. Quindi facciamo un esperimento. Whoop!
grigio ardesia. Proviamo, proviamo. Questo dovrebbe essere nero opaco. Facciamo un mischiotto e vediamo come cosa esce, dai. L'ho aperto, sono rimasto senza parole. Bianco neve. Blu, che cazzo è? Vediamo di mischiarlo con questo. Ok, sta tornando bianco. Non so mica se sia una buona idea. Ok, raga, idea completamente bocciata. Mi sa che le particelle della bomboletta spray tipo non si uniscono a questa vernice. Quindi vabbè, dai, usiamo questa. Facciamo la cazzata, dai. In realtà, ragazzi, la mia speranza è che la vernice si distenda in modo molto uniforme. Se no, boh, mi inventerò qualcosa. Zim, 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 zim. Allora, devo dire che non è malissimo. Pensavo peggio. Non mi piace il park bianco, però vabbè, qualcosa poi ci inventeremo. Di sicuro poi ci metterò una bella mano di lucido. Bianco è inguardabile. Non so se andare a prendere una latta di vernice grigia o tentarla così. Boh, boh, boh. Alberto. You see what the concrete is, motherfucker, bro? Mega tech deck. Ma si apre così? Davvero? Una volta che la morsa è chiusa. Fuori, via, ci siamo. Yes! Fai vedere, fai This is a vedere. tech deck, motherfucker. Adesso ti metto sul neoprene, Fafa. Stiamo setappando una mega tavola per il Fafa. Yo! Tech deck con grip in neoprene, ruote China, però con quei cuscinetti che il tech deck non ha. Vediamo cosa esce. Al Big Fafa. Mentre sta solo in campo. Yeah. Mi sembra di sì. Ah, raga, stiamo andando all'Ubra a fargli una sorpresa con il park nuovo. Raga, sto andando al Billy e non ne so nulla. Vabbè, dai. Arriviamo, Fafa. Ha già fatto il 20%. Ok, puoi andare. Il Fafa, Dio, con l'inculata. C'è l'inculata, vecchio. Sì, bro. Ma mi ha preso per il culo finora, Dio. Allora, what the fuck, man? Telubra è un mese che rompi il cazzo. Facciamo il park, eccolo. Ma chi l'ha fatta sta L'ho roba? fatto io. Yes, il sorobietto. L'ho fatto io, vecchio. What the fuck is this? Com'è? Dico, guarda qua, vecchio, che trick. Nice. Bastante. So nice. Adesso stiamo andando in bunker, raga. Sistemiamo il park che io ho sotto mano. Raga, benvenuti in Casoncelli Street. Casoncelli da garage. Casoncelli Strasse. Casoncelli Strasse in Germania, Berlino, mi raccomando. Guarda qua, giovi. Adesso voglio mettere questo rail qui Prendete quella chiavetta. in questo buco, facciamo un altro buco qua e lo infiliamo. Ed esce qui un rollino che ci sta. Paura, gigi. Yeah, abbiamo montato un rail. Un rail. Voglio fare flip Smith to Feeble to Smith to Feeble to Smith to Feeble to Smith to Feeble. Impossible. Bellissimo quei due rail, raga. Strabello.
Babbo Natale Robby. In tutta la mia. Attenzione. Cosa dici, Billy? Ti piace? Sì, aspetta. Montato il kickflip counter, raga. Lo amo. No, già... Guardare. C'è yes. Rob e c'è Fab. Blake è super, potete scegliere chi è uno e chi è l'altro. Casoncelli. Aspetta, volevo Casoncelli. Absolutely 10. Raga, buongiorno, buonasera, anzi siamo di nuovo in bunker. Ampliamo il park. Ampliamo il park. Mettiamo. Non si vede niente. Mettiamo questo pezzo per farlo diventare più lungo. Questo qui diventerà un bel manual pad. Insomma, poi lo modifichiamo. Poi ovviamente ripitturiamo tutto per farlo diventare pseudo uguale, diciamo. E basta. Pseudo uguale? Ma dove l'hai inventato pseudo... questo termine, vecchio? Fake bietto, usa la glue. A che line? Questa qui, raga, è la line che ho portato a Vignano. Colla nel parco. Oh! No. Qui tagliamo questo, metti fuoco, questo pezzo di legno da posizionare esattamente qui al centro. Sopra ci mettiamo questo con due angolari da grindare. E fa sempre morire come mettiamo i pesi. Questo è un mini benchettino tipo, proprio mini. Facciamo il paragone col finger. Sta scendo paura sto park. C'era il... Anche la parte nuova è stata verniciata. Ho messo giù angolarino, anche qui angolarini. Non lo faccio sgretolare. Raga, Robbietto sta facendo questo lavoro da piastrellista e mi ha esplicitamente chiesto questa musica. Farò io scendere se vuoi chiudere. Esatto. Guardate Robbietto con i suoi ideali di divisione che tira su un muro per tenere la popolazione dei gufi autoctona lontana dai regular. Milly che fai castelli di sabbia. Maron. Oh. Hey Walk brother, let's go. Così raga, più o meno è come real shit. Alla versione finale, diciamo. A me piace un casino. Semplice. È più uno skate plaza che un park.
Signor Franco, cosa dici? Aggiungo che stasera siamo qui a skatearlo. Non ci sono menzogne che possano reggere, ma stasera siamo qui, ragazzi.